in questa puntata. Auguri e auspici per il 2024. Il premio ai comunicatori toscani 2023. Molte sono le sfide che attendono i toscani nell'anno che si è appena aperto. Abbiamo raccolto gli auguri e gli auspici del Presidente del Consiglio regionale e dei Capigruppo. Care toscane, cari toscani, buon anno, buon inizio di 2024. L'anno che si è appena concluso è stato un anno difficile per la nostra regione. L'alluvione ha colpito con durezza il cuore pulsante della Toscana. Tante famiglie hanno perso il proprio alloggio, tante imprese sono ancora chiuse in difficoltà. Noi stiamo cercando di mettere in campo tutte le risorse possibili perché riparta l'economia e la vita di quei territori. Lo stiamo provando a fare con impegno, passione, dedizione, cercando di dare risposte soprattutto a chi soffre di più, provando a seguire l'insegnamento di un grande toscano a cui abbiamo voluto dedicare la festa della Toscana di quest'anno. Don Lorenzo Milani. Don Lorenzo Milani ci insegna che dobbiamo metterci sempre a disposizione degli altri, dobbiamo cercare di sostenere, aiutare chi soffre di più. E questa è la Toscana. La Toscana è fatta da donne e da uomini che sanno prendersi per mano nei momenti più difficili e rialzare la testa. È stato un anno in cui abbiamo avuto la capacità di saper portare tante piccole e giovani imprese toscane in Silicon Valley. Alcune di loro hanno colto grandi opportunità, altre hanno avuto la possibilità di conoscere nuovi mercati, perché il lavoro per noi deve essere sempre l'ossessione. Solo costruendo nuovo lavoro si costruisce più dignità, dignità per gli uomini e per le donne toscane. La Toscana è una terra che non si volta mai dall'altra parte. E allora l'augurio per il 2024 a ciascuno di voi è di non essere mai indifferenti. È lo stesso augurio che faccio a noi, di cercare di sostenere chi soffre di più, di costruire nuove occasioni di crescita, di sviluppo. Sono giorni di festa, giorni che viviamo con le nostre famiglie. Sono giorni in cui, mentre noi viviamo la festa, tante donne e tanti uomini ci permettono di offrire servizi sanitari evoluti, ci permettono di avere un sistema di accoglienza e sicurezza tra i migliori d'Italia. Siamo una regione che non si ferma mai e non lo fa grazie al lavoro anche di tante volontarie e di tanti volontari. Un grazie a ciascuno di loro, ciascuno di voi per quello che fate. La Toscana è una terra di arte, di cultura, di bellezza, ma è anche una terra piena di ingegno, una terra che sogna in grande, perché solo anticipando il progresso, solo anticipando il cambiamento è possibile costruire per i nostri figli e le nostre figlie un futuro migliore. Noi abbiamo un obiettivo: fare in modo che un bimbo che nasce nel borgo più piccolo della Toscana possa avere gli stessi diritti di un bimbo che nasce nel capoluogo di regione. E questa sarà la stella polare del nostro impegno nel 2024. A ciascuna di voi, a ciascuno di voi che rende grande la comunità toscana, auguri. Auguri di un 2024 pieno di soddisfazioni personali, pieno di salute, da vivere con le persone a cui si vuol bene. Io vorrei augurare a tutti i toscani e a tutte le toscane salute e lavoro. Ecco che noi stiamo facendo scelte per cercare di tutelare la sanità pubblica e stiamo cercando di fare delle scelte con questo bilancio che prevedono tanti investimenti per quanto riguarda la difesa del suolo, che contiene risorse per quanto riguarda le famiglie e i territori che hanno subito l'alluvione, che aumenta le risorse per i giovani, che aumenta le risorse per il sociale, quindi un bilancio che vuol tutelare le fasce più deboli. Un bilancio che vuol tutelare le imprese senza l'aumento dell'IRAP e anche con importanti risorse per quanto riguarda le politiche attive. Questo è quello che noi
ci auspichiamo per i toscani e coerentemente cerchiamo di operare attraverso risorse che si trovano nel bilancio e attraverso le politiche che metteremo in essere attraverso l'azione del Consiglio, ma soprattutto del Presidente e della Giunta. Io mi auguro, ma non ho dubbi di questo, perché per fortuna i segnali stanno arrivando, sia l'anno del lavoro e dei giovani, l'anno in cui il Paese riparte appieno con l'occupazione. Sarebbe un sogno di tutti, pensare che i nostri ragazzi, le nostre ragazze, i nostri neodiplomati, i nostri neolaureati possano tornare a sognare una carriera dignitosa e florida nel proprio paese senza dover pensare a dove andare oltre confini per affermarsi e per avere una carriera dignitosa. Nello scorso anno, l'aver iniziato a cancellare quei dispositivi assistenzialisti che a niente servivano se non a sperperare soldi e essere tornati a investire in politiche attive per il lavoro, ci fa ben sperare. Speriamo che l'anno prossimo sia l'anno in cui veramente l'orgoglio italiano, che già piano piano sta tornando fuori dai confini, inizia a ritornare anche ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, in chi si avvicina al mondo del lavoro, a chi inizia a lavorare, a chi intraprende un'iniziativa imprenditoriale, a chi riscopre il mondo dell'agricoltura, che è un mondo che sembrava abbandonato e che oggi sta rinascendo in Italia. Quindi l'augurio di un 2024 è un augurio per un 2024 di ripresa, di lavoro e all'insegna dei giovani. Allora, sicuramente ci proponiamo un'attenzione particolare, saremo anche noi lì a controllare l'operato della Giunta regionale e anche del Governo in questo, per quanto riguarda l'alluvione, sperando di poter dare un conforto a tutte le aziende e tutti i cittadini che ancora oggi vivono in delle condizioni disagiate dovuto all'alluvione che il 2 novembre ha colpito la Regione Toscana. Poi, andando più sulla parte politica, sicuramente abbiamo due importanti appuntamenti. Il primo è quello delle amministrative di giugno, in cui abbiamo quasi 190 comuni al voto, e sicuramente uno degli obiettivi più importanti è quello di aumentare i capoluoghi in Toscana, quindi la vittoria di Firenze, la vittoria di Livorno e la vittoria di Prato, perché questo progetto è un progetto di centrodestra unito, un progetto serio e soprattutto è un progetto che ci fa sognare e sperare in funzione di Toscana 2025, che è il grande obiettivo che come centrodestra ci siamo dati nei prossimi due anni. Tutto parte dalle amministrative. Il secondo obiettivo è quello sicuramente delle europee, un obiettivo grande, un sogno grande, però noi ci teniamo a dire che siamo pronti come centrodestra anche al governo dell'Europa, perché stiamo dimostrando come si cambia volto anche a una nazione. E poi l'obiettivo personale, diciamo, del gruppo Lega a livello regionale è sicuramente quello di una riforma sanitaria, perché vedete l'80% del bilancio regionale verte sul sistema sanitario e siamo stanchi di ricevere quotidianamente segnalazioni da cittadini che devono attendere 7, 8 mesi, 10 mesi, un anno per poter fare una visita, due anni per poter fare un intervento, oppure doversi recare al privato e magari togliere quei soldi nel salvadanaio delle famiglie della Toscana per poter fare una visita, un controllo, perché la salute deve essere al centro della politica, della buona amministrazione. Quindi quello che più di tutti ci auguriamo è che da gennaio si riparta con una discussione seria sul sistema sanitario regionale e che finalmente si evitino sprechi, si evitino assunzioni degli amici, ma si faccia tutto in funzione per un bene più grande, un bene collettivo, che è quello di garantire in primis la salute ai cittadini toscani. Un anno importante, il 2024, che mi auguro possa portare innanzitutto la pace laddove ci sono dei conflitti così vicino a noi, non soltanto nella striscia di Gaza ma anche in Ucraina, senza dimenticare tutte le situazioni che sono presenti nel nostro paese di difficoltà. Bisogna stare vicini alle persone che maggiormente hanno sofferto di questa condizione economica difficile. Sarà un anno importante dove tanti cittadini nel mondo andranno a votare, più di 4 miliardi di persone saranno chiamati a votare e mi auguro che sia un anno dove a livello globale, a livello europeo, ci possa essere una distensione del clima sociale che si è determinato e mi auguro che la Toscana ne sia protagonista. Nel nostro
ruolo dovremo aiutare i cittadini toscani ad uscire da una condizione di difficoltà per quelli che hanno subito l'alluvione e supportare, diciamo, famiglie e imprese e soprattutto i giovani verso un anno che possa essere, diciamo, di ripartenza effettiva dopo tante difficoltà vissute in questi anni precedenti. Noi, per quanto mi riguarda, come Movimento 5 Stelle continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, ossia il nostro lavoro di controllo, a volte anche di proposta, ma devo dire la verità, non con molto successo. Per dire, io ho fatto una proposta di legge sulla regolamentazione delle sostanze d'origine, e qui lo voglio dire, mi fa piacere l'occasione che lei mi offre, perché questa proposta di legge è stata fatta con dei tecnici chimici bravissimi, non certo campata in aria, giace nei cassetti della Commissione Ambiente per la prima discussione da quasi un anno, se non di più, e se ne sono perse le tracce. Quindi da parte nostra ci sono state anche delle proposte, e io preannuncio già che presenterò una nuova proposta per la ripubblicizzazione dell'acqua, sarà la terza. Questa volta voglio vedere di eliminare qualsiasi appiglio per la maggioranza, per poterla anche solo portare in discussione, perché le mie proposte di legge non sono mai arrivate in aula, e questo la dice lunga sul clima di collaborazione e di reciproco rispetto fra forze politiche. Questo la dice lunga. Per quanto riguarda l'attività di controllo, noi non facciamo altro da 4 anni, quindi sicuramente continueremo a farlo al nostro meglio. Sono 6 i giornalisti di pace inviati in zone di guerra vincitori del premio Comunicatori Toscani 2023, indetto dal Corecom regionale. Alfredo Bosco, Lucia Goracci, Gianmarco Sicuro, Gabriella Simoni, Elena Testi e Fabio Tonacci. La cerimonia di conferimento del riconoscimento si è svolta presso la Sala degli Affreschi di Palazzo del Pegaso. Sì, abbiamo riflettuto che quest'anno fosse fondamentale dare un riconoscimento come comunicatori toscani dell'anno e come Corecom ai quei giornalisti che da anni e soprattutto in questi ultimi anni sono molto impegnati nei teatri di guerra, e per noi il messaggio è quello di dare un riconoscimento agli inviati di guerra, ma perché per noi sono anche una sorta di inviati di pace, perché raccontando la drammaticità, le stragi, la sofferenza, il dolore di queste guerre così atroci ci mandano anche un messaggio generale che da queste guerre bisogna uscire, da questi conflitti bisogna uscire attraverso la documentazione, come fanno loro giorno per giorno, dei fatti. E come ha detto anche proprio Papa Francesco recentemente, c'è un tema proprio di dare comunicazione a partire dai fatti, dalla verità dei fatti, e loro fanno questo lavoro importante, e per noi è anche un riconoscimento a dei toscani che appunto sono legati dalla nostra regione, e per noi è un momento anche di gratitudine per un lavoro così importante e prezioso. Sì, capitano situazioni in cui sicuramente rischi la vita, ma non è quello a cui pensi quando vai in determinati contesti, quando scegli di farlo. Pensi a raccontare più possibilmente, in maniera più vicina, a quello che sta accadendo e la verità di quello che incontri, dei volti che vedi. Purtroppo è un mestiere molto difficile che si scontra anche con situazioni che non è sempre possibile raccontare. Quel che dicono sempre tutti, anche colleghi molto più esperti di me, che quello che muore in guerra è sempre la verità come prima cosa. Ecco, il nostro compito è cercare invece questa verità, andare sui luoghi e andare anche dove è molto difficile arrivare. No, la questione più complicata per quanto mi riguarda, ma penso anche agli altri colleghi, sia la verifica delle notizie su teatri di guerra, perché è sempre in funzione H24 la propaganda di entrambi i lati, di entrambi le parti in conflitto, quindi diventa davvero complicato poi stabilire con esattezza quello che succede, perché questo è una costante in ogni guerra. Le due parti in causa tendono o a minimizzare o a esagerare una cosa. Quindi a me è successo per esempio in Ucraina di andare al seguito di notizie che erano state fatte filtrare, notizie ufficiali dal governo ucraino, di una
come si chiama, fossa comune con 150 persone dentro, ucraini uccisi, che si volevano essere uccisi dai russi e anche torturati. Quando poi sono andato nel villaggio dove era successo questa cosa, c'erano 150 morti, ma non c'era nessuna fossa comune, non c'erano state torture. Ma questo perché? Perché poi le due parti tendono a esasperare quello che è già esasperato, a esagerare quello che è già esagerato. Quindi per noi è complicato capire dove sta la verità. L'unica cosa che puoi fare è tornare proprio alle basi del mestiere, andare, vedere, cominciare a chiedere, a parlare con le persone. Tante volte però non riesci, perché ad esempio in questa guerra, nell'ultima, nel conflitto israelo-palestinese, in questo caso la striscia di Gaza non è accessibile a chi è giornalista internazionale e sta in Israele, e quindi lì diventa tutto molto complicato. Etica, la voglia di andare a vedere davvero, di non cedere ai personalismi, di essere testimoni e non protagonisti, di non scambiare, soprattutto chi fa televisione, lo schermo per una platea dove far vedere chi si è, quanto si è coraggiosi, quanto si è rischiato. Ricordarsi sempre che noi siamo delle persone che passiamo in una guerra, che abbiamo il dovere morale di raccontare quello che succede per chi non ha scelta e per chi da lì non può muoversi. E insistere con tanta testardaggine, che è la parola che oggi abbiamo usato di più, per andare a vedere lì dove non vogliono che noi andiamo a vedere. C'è sempre qualcosa in una guerra che le potenze non vogliono che noi vediamo. C'è questa mania di intrupparci e farci vedere quello che loro vogliono. Noi dobbiamo cercare di andare a vedere quello che gli altri non vogliono farci vedere e raccontare tutto. Poi a farsi un'opinione ci penserà l'opinione pubblica, a prendere le opportune decisioni ci penserà la politica. La politica non deve, come dire, partire prima del giornalismo, ma casomai decidere dopo.